E solo la fede in Cristo ci dà la possibilità alla fine di affrontare non solo le giornate belle, ma anche i giorni tristi, anche le partenze, anche i dolori, le persecuzioni, le incomprensioni, le cose che talvolta fanno parte anche della nostra esistenza. Solo il Signore può compiere questo, solo il Signore ci può guarire. Allora, ecco, ripeto ancora una volta, siete venuti qui in questo luogo dove è vissuto un uomo di Dio, un uomo che ad ogni Natale, ad ogni proposta che il Signore gli ha fatto, ha preso la sua piccola valigia, potremmo dire, umana, le sue esperienze, la sua storia, pronto per obbedire al Signore. Non ha messo mai da parte nessun pensiero, non ha avuto mai nessuna perplessità, non ha avuto mai nessuna gioia se non appunto quella di essere in comunione con Dio. E mi auguro che ciascuno di noi, proprio in questo luogo, in queste ore, prima di continuare il percorso che la liturgia ci darà la possibilità di vivere, le epifanie del Signore nella nostra vita, possiamo stabilire questa verità dentro di noi. Sì, Signore, sei venuto per me. Questo Natale non è terminato, anzi, è appena cominciato. La mia vita ti appartiene con te. Padre, Papa Benedetto diceva, il Signore non toglie nulla, dona tutto. Con te davvero c'è solo da guadagnarci. E mi auguro che con questa certezza possiamo affrontare tutti i giorni della nostra vita.